Io sono Ghisus e oggi si ripete con me che per Star Force 2 Zerekrix Ninja. Ok, avrei detto che sarebbe passato più tempo dal prossimo episodio, ma tuttavia mi sono ricordato che possiamo fare alcune cose proprio minimali. A tra parentesi, non so quando farò uscire il vlog, perché avevo in mente di fare un vlog, visto che è tantissimo che non lo faccio. E ho sbagliato città, vai così, due cose assieme non le sappiamo fare, noi uomini. Bene, per fortuna si può andare più veloce. Comunque, stavo dicendo, avevo intenzione di fare un vlog per annunciarvi che io sarò assente dal 18 al 25. Fermi tutti. Non ho detto che non caricherò video, ho detto che sarò assente, perché andrò in Inghilterra a Bath, ok? Il dato di fatto è che se sono via 7 giorni, dal 18 al 25 per l'appunto, non riuscirò a portarmi avanti con Mega Man, ok? Come vedete sono parecchio indietro perché non ho ancora raccolto gli zenni che mi servono per procurarmi i serciai, i mantelli, i riciclo legno, fuoco e tutte le cose varie per poter andare avanti e fare la raccolta delle Mega. Ora, so che alcuni di voi morirebbero da voglia di vedere raccogliermi tutte le Mega. Ok? Ma io mi chiedo, è davvero necessario? Volete proprio che lo faccia? Perché se no io trovo un modo, tipo metto questi file di salvataggio su una R4 e mi passo le carte che mi mancano, perché nel mio gioco originale ho più Mega. Fatemi sapere. Comunque sono molto tranquillo, perché così almeno possiamo potenziare i dati di order. Infatti ora dovremmo avere 490 di forza legame, non mi ricordo quanto. Il tizio lì 90, mi pare che 100 sia il massimo. Vediamo se abbiamo 50 di forza legame che ci rimangono. Non è che magari riesco finalmente a equipaggiare un più 400? E la risposta è no. Torno indietro. Sì, lo faccio. Niente ragazzi, no, non ce la farò mai a equipaggiare un più 400. Mai, già mai. Dovrei aiutare effettivamente. No, no. Ho pensato, perché non raccogliere perlomeno le mega? Come si può dire, tra parentesi, una di queste è qua, le mega quelle fisse, tra virgolette, se così possiamo chiamarle, quindi dei boss stazionari, in questo episodio. Cioè, allora, per chi non lo sapesse, in ogni mega ci sono tre boss solitamente, non mi ricordo se nel 3 ci sono oppure no, che sono stazionari, cioè sono fermi lì, sono sempre lì, noi possiamo sfidarli quante volte vogliamo. Nel caso di Taurus Fire che vediamo lì, quello non è un boss stazionario, perché una volta che l'avremo battuto lui non sarà più lì. Tuttavia, in questa versione del gioco, come vi ho fatto vedere in live uno di questi, ci sono tre boss, come nel primo, che in questa versione sono Cancer Bubble, quindi riprendiamo il primo, Gemini Spark, che non era stazionario nel primo, ma dovevamo andare a sconfiggerci, e infine abbiamo Kung Fu Kid, che è il signor IF che ci ha aperto il culo. Eccoci qua. Siamo da Cancer, che avevo affrontato in live, se non mi sbaglio. Vorrei vedere che tipo di arma ho equipaggiato. Ho il colpo K, vogliamo andare sul sicuro e mettere le trova carte? Direi di sì, perché se magari mi dà gli zeni non mi dà le mega. Sarei un attimo incavolato. Comunque, dovrei avere perlomeno la mega base di Cancer. Il nostro obiettivo è ottenere sia Special che EX. Partiamo bene. Facendogli molti molti danni. Mamma mia ragazzi, quanti danni gli abbiamo fatto in un turno solo. E il brutto di Cancer in questa versione è che ti lascia i granchi. E poi non so, non ho mai capito come si evitasse con l'attacco. Mai. Comunque ci ha colpito un paio di volte, vero? Ma è anche un buon record di tempo, non male. Cioè non dovremmo essere così messi male col tempo di eliminazione. 14 secondi è davvero più che buono, perché dovete sapere che in tutti i giochi di Mega Man, più battiamo velocemente un avversario, più la potenza della sua carta è forte. Cioè, per farvi un'idea, abbiamo battuto Cancer Bubble in 14 secondi e 53, la potenza della carta è di 185. E non è male un Cancer Bubble che fa una cosa di questo tipo. Ecco, come vedete, Gemini e Kung Fu Kid nel batterli, ho fatto altri record, ho fatto 14-23 per Gemini e Kung Fu Kid 50, non sono affatto male come carte. Comunque, ora possediamo una mega abbastanza importante, se così potremmo dire, perché Cancer Bubble trasforma il nostro amico in una bolla, e non è poco qualcosa. Io la metterei al posto di... Arcunoto no, è interessante, la metterei al posto di Taurus Fire.
rivoluzionerò un po' le mie mega man mano che troveremo i boss. E come vedete siamo già a 5 mega. Ora il nostro obiettivo è tentare di fare fuori Cancer in un tempo un po' più lungo di tempo, perché non volevo fare questo. Vabbè, il nostro obiettivo adesso è perdere tempo tecnicamente, in modo da ottenere da Cancer Bubble Special la sua EX, che è la carta di mezzo. Ogni boss, in base al suo grado di difficoltà, ci può doppare una carta. Allora, noi partiamo dalla versione base, che al massimo ci può dare la sua versione base. Poi partiamo dalla versione EX, che ci può... poi passiamo alla EX, che ci può dare o la base o la EX, che è più potente della carta base. E infine arriviamo alla Special, che è la versione più potente del boss, e naturalmente ci dà la sua carta più potente. Come hai fatto a prendermi? Comunque, in base alle botte che subiamo e al tempo con cui lo battiamo, determiniamo anche la rarità della carta e la potenza della carta che ci viene data alla fine. In questo caso, se io sto cincischiando, perdendo tempo, mi sto facendo colpire, è perché così Cancer ha più probabilità di darci la sua EX. Perché lui è uno special, se io lo battessi troppo velocemente, mi darebbe probabilmente la special un'altra volta, invece vogliamo la EX. Peccato che io sto facendo così cagare che rischiamo che ci diroppi la sua carta normale. Spero di essere stato abbastanza comprensibile nelle spiegazioni. Comunque ragazzi, secondo voi qual è la mega più forte? Ecco, infatti ho fatto così cagare che ci ha dato Cancer Bubble normale. Dobbiamo cercare di fare un tempo, tra virgolette, accettabile. Una via di mezzo tra, io direi, sopra i 20 secondi, 25, e sotto i 40 è un tempo decisamente buono per un EX. Ovviamente più ci facciamo colpire, più il nostro rating, cioè il nostro, tra virgolette, punteggio nel batterlo si abbassa. Cioè vuol dire che abbiamo anche più probabilità, di avere una carta di basso costo. Ovviamente la prima volta cerchiamo di farlo fuori come si deve, in modo da ottenere la sua special immediatamente. Le altre volte cerchiamo di fare un po' più schifo, tra virgolette, in modo da ottenere la EX o la normale, perché a volte mi è capitato più volte che io avessi la special ma non mi droppasse la EX, perché è molto facile ottenere la special quando siamo abbastanza forti, ed è molto facile magari ottenere la carta base quando si è deboli. Bisogna cercare di controbilanciare per ottenere la EX, perché bisogna dire sì, ok, devo farlo fuori abbastanza velocemente, ma neanche troppo, ed è quello il problema. Direi che siamo messi abbastanza bene, potremmo anche soccarlo. E a 3. Va bene, vediamo se la EX ci è stata data. No. Ok, devo batterlo tra 30 e 40 secondi probabilmente. All'incirca io direi che per essere comodi con le tempistiche fareste meglio a paragonare il tempo con cui lo dovete battere in turni di gioco. Cioè io dico sempre, se sono 20 secondi, 30 secondi, sono circa 2 turni di gioco, 2-3 turni di gioco. Eccoci qua, sì, oddio, al limite secondo me, 29 secondi. Eravamo lì, Ok, se non mi sbaglio, la normale l'avevo già ottenuta, fatemi controllare. E sì, infatti abbiamo un Cancer Bubble EX e Special. Normale. Ah, per vostra informazione, magari mi starete chiedendo perché gli non batti quei boss lì. Potrei farlo, è vero, ma ha poco senso. Vorrei prima raccogliere tutte le carte, poi quando siamo nella stessa area, allora andiamo a battere il boss, andiamo sul sicuro. Siamo già nella stessa area. Non ha senso andare lì, poi tornare indietro, prendere gli oggetti e poi ritornare lì. Ha poco senso, secondo me. Sono da uccidere! Non ci credo! Non mi sono detto... Ok, errore da principianti. Ragazzi, non detrasformatemi mai se siete con l'onda cielo. Cioè, nel senso, prima andate su un vortex, se no succedono questi casini. Ok. Stavo dicendo, ehi là. Secondo posto per il boss stazionario. Allora, in realtà ci dovreste parlare prima. Ma io ci ho già parlato. Ah, tra parentesi, mi viene in mente una cosa molto interessante.
Un mio iscritto, guardando quello che ha detto Shin, mi ha detto di controllare se io magari avessi tutti i frammenti indie, fatemi vedere. Io non penso, 2, 4, 5, 6. Mi manca l'1 e il 3, no, quindi non ho una minima idea di cosa si riferisse, Shin. A me mancano due frammenti comunque, ragazzi, per dirvelo. Ne ho 4 di 6. Ah, ragazzi, se ve lo state chiedendo, fate qui. Ok? Nella prima parte del tempio, dovete parlarci prima. Poi potete andare a affrontare Gemini. Ok, nella seconda parte. Perché metterli in due parti diverse? Forse perché così almeno non sembra che Pat sia in due posti contemporaneamente. In realtà è così, però vabbè. Ok, allora, siamo da Gemini. Nella seconda parte del tempio non mi pare di avere nessuna carta di questo tizio. Fatemi vedere. No, non ho assolutamente niente, perché l'ho usato semplicemente per farmare. Ok, Gemini non è affatto semplice da far fuori. No. E come abbiamo notato, nella prima volta che l'ho affondato da IF, questo tizio qua, quando noi sconfiggiamo uno dei due fratelli, è incredibile come loro partano sincronizzati, poi a causa dei nostri attacchi si desincronizzino. Aia, ci stava il contrattacco lì, infame. Sarei dovuto partire prima, ma non so neanche io se avrebbero o non avrebbero fatto il Gemini Thunder. Doppio attributo tutta la vita. Tuono di Gemini! Ragazzi, nel cartone non mi... Ah, e non chiedetemi perché, questa è una cosa che proprio non mi spiego. La trasformazione ci toglie l'invisibile. Se voi vi trasformate in Zerker o in Ninja o in qualsiasi altra cosa, vi viene tolto l'invisibile. A parte che forse il Gemini Thunder lo toglie, almeno la Mega sicura, la Giga sicuramente, la Mega non lo so. Cioè la no, scusate, non la Mega o la Giga, devo dire la carta che viene sparata dai due la Giga la toglie sicuramente. La carta che... Dio la spada. Ecco, vedete, la spada di Gemini Bianco fa il do. Becca tre caselle in realtà. Io adesso sono a destra. Invece il cuore di Gemini nero, black, ci andrebbe a colpire anche lui 3. Per a causa di un'esplosione. Non chiedetemi quale. Ma io ho il... Sono stupido, avete ragione. Se non mi metto questo, hai voglia di ottenere la carta mega di Gemini. Se mi dessero la EX subito non sarebbe male. No, mi ha dato la normale. L'abbiamo fatto così schifo da ottenere la normale. Ok, t'ho beccato. Dammi la special. EX va bene, la EX va bene. Perché almeno così è una cosa già in meno da fare. Perfetto. E devi per forza avere la special. E infatti, vedete. Special. Allora, visto che io l'ho battuto in un tempo decisamente basso, questa qua fa 130x2. Ok, io ho una memoria del tubo e non mi ricordo da che parte bisognasse andare per battere il nostro caro amico. Ok, Kung Fu Kid, l'ultimo boss per oggi. Come sempre tengo la migliore della run, a meno che io stia dicendo qualcosa di particolare. Ah. T'ho battuto tante di quelle volte che mi viene la nausea solo a pensare di doverti battere un'altra volta. Oh mio Dio, stavo per beccarmi una caprata in faccia. Esatto, caprata. No, di quando fa così. Però almeno l'ho beccato. Cos'è? What? Come oggi? Caprino puro. Perché non ho perso il coso? Non devo perdere la... Muori per il taglio elettrico. Guarda cosa mi dai? Special con 25 secondi. Va bene. Ok, cosa mi dai di bello? Non la special. La... No, perché con 8 secondi di differenza mi dai la normale? Va bene.
La EX, come la ottengo? Devo essere preciso in quegli 8 secondi? La EX. Sì. Ok, ragazzi. Direi che per il momento può bastare. Siamo arrivati a 12 di 42. Ah, era male. Ah, non abbiamo finito con i boss stazionari, è vero. In teoria ce ne sono altri due che possiamo considerare stazionari, tra virgolette, anche se ogni volta che li eliminiamo dobbiamo ricombatterli, che sono Apollo Flame e Auriga. Ma li tratteremo per un altro episodio. Magari potrebbe essere un buon episodio per quando tornerò da Buff e non avrò molto tempo per organizzarmi sui boss. Quindi ragazzi, se il video è piaciuto lasciate un commento, mettete piace, iscrivetevi, sostenete la serie e noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Quindi, bella ragazzi!